Muriel, avresti mai detto che oggi saresti arrivata fino a qui? Avevi paura del mondo, eri tanto fragile e sensibile, e questo ti ha sempre impedito di trovare la forza per affrontare le tue giornate. Ti rifugiavi nel tuo piccolo mondo che avevi costruito per sentirti compresa e amata. Quando è venuto a mancare mio papà avevo 8 anni e mi è crollato tutto, è come se il mondo avesse perso di significato. Mi rifugiavo nel cibo. Continuavo a chiedermi, perché proprio a me? Sono così piccola. Al contempo le persone continuavano a dirmi che dovevo dimagrire, l'unica cosa che volevo fare era scappare. Ovviamente non potevo e quindi il cibo è diventato il mio migliore amico. Poi ho aperto YouTube e quello con il tempo è diventato il mio fortino, il mio spazio sicuro, un posto dove essere me stessa. Ciò che mi è capitato è terribile, ma mi ha fatto diventare una persona più forte. Spogliarmi e mostrarmi per come sono per me è stato molto terapeutico. Sui social media vedevo corpi a cui era inutile ambire. L'unico modo per farlo era modificare le mie foto, ma quella non ero io. Io non penso di avere il fisico perfetto, anzi, però non voglio più vivere la mia vita nascondendomi e fingendo. Voglio essere semplicemente più serena. Per me esibirmi significa essere me stessa ed essere allo stesso tempo una rappresentazione per tutte le piccole Muriel che si sentono sbagliate. Cara Muriel, dovresti essere fiera di te stessa. Io lo sono. A volte riguardo indietro nel passato e se oggi sono la persona che sono è anche grazie a te. Ti voglio bene. Grazie.